Parliamo di politica perché in questo fine settimana molti partiti a Reggio hanno presentato i propri candidati in vista delle elezioni del 24 e 25 febbraio prossimi, candidati alle politiche al Parlamento. Vediamo ora, incontriamo quelli del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Sono 8 i reggiani in lista tra Camera e Senato. Abbiamo tutte persone con la fedina penale pulita, abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali che in Emilia equivalevano a 1 milione di euro. Quello che faremo, ci ridurremo lo stipendio in Parlamento arrivando a 3.000 euro, toglieremo i nostri privilegi. Anche il Movimento 5 Stelle ha acceso i motori. La meta sono le elezioni del 24 e 25 febbraio. Il 70% delle persone in lista tra Camera e Senato è costituito da donne e tra i candidati reggiani sono 3 donne ad avere maggiori probabilità di essere elette. Maria Mussini e Gabriella Blancato, rispettivamente al numero 3 e 6 al Senato, e per la Camera dei Deputati Maria Edera Spadoni al numero 4 della lista. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle, altrimenti detti grillini, visto che sono i seguaci di Beppe Grillo, sono stati scelti attraverso le parlamentarie, ovvero le primarie via internet. La nostra credibilità sta nel fatto che non abbiamo debiti, non abbiamo crediti, siamo persone pulite, siamo persone che agiscono e intendono agire nell'interesse di tutti i cittadini e con la partecipazione di tutti i cittadini. Noi siamo diversi, siamo dei cittadini, vogliamo esprimere finalmente una democrazia diretta, un contatto diretto fra i cittadini e i loro portavoce. Noi vogliamo essere dei portavoce, noi vogliamo esaltare la normalità. Oltre a Spadoni, assistente di volo, a Mussini, insegnante, a Blancato, collaboratrice amministrativa del Santa Maria Nuova, altri 5 sono i reggiani in corsa. Per la Camera, Giovanni Giavelli, numero 12 della lista, Fabrizio Todaro, numero 24 e Gianluca Sassi, numero 27. Per il Senato, Antonella Bartolucci, al numero 12 e Rosa Di Monda, al numero 13.